Capitolo 4. Trappole nella giungla. Russell, sarei capace di risalire fin lassù. Dobbiamo rientrare in casa. Dobbiamo rientrare in casa. Ci sono quasi. Questo sarà facile. Bravo, Russell! Continua così! Fantastico, proprio fantastico. Ah, bene. Prova un'altra volta. Oh, cane, adoro i cani. Russell, torna qui. Russell! Non ci posso credere. Manco fosse mio nipote questo. Allora, guardi laggiù, quei cani stanno attaccando quel povero uccello. Dobbiamo soccorrerlo. Russell, aspetta. Allora, una cosa sola aggiungo prima di iniziare l'episodio. Oggi non sto tanto bene, ho la gola distrutta, quindi se sentirete una voce un po' brutta, vi chiedo già scusa adesso, ma è quella che mi ritrovo al momento. Aiuto! Ah, ok, devo usare il vecchio. Via, cane! Ecco come si fa, allora. Ah, ok, ho capito adesso la trappola, come possiamo sfruttarla. Ho sbagliato, aspetta. Possiamo, che l'abbiamo vista anche nel primo episodio. Possiamo, dicevo. Ma io ci arrivo? No. E come? Pronto! Come dobbiamo fare, scusami? Che devo andare di qua, forse? Allora. Ah, ma allora vedi che ci arrivi e sei scemo tu. Su, forza! Su forza! Affanculo! Ecco qua. Ellie, guarda cosa ho trovato. Ellie, guarda cosa ho trovato. Un bambino grasso che non mi fa passare. Ecco cosa ho trovato, Ellie. Non ce la faccio. Ok, ho capito. Un vero esploratore è sempre pronto. Ho capito che se non hai energia, lui muore cadendo di sotto. Scivolo. Ma d'accordo. Devi stare fermo, Carl, porca di quella miseria. Devi aspettare che il bimbo vada a prendersi la frutta. Niente. Siamo incastrati qua. Soft lock. Io non ce la faccio più. Ma perché sei definito? Ho bisogno di cibo. Ecco. Stavo per dire, perché sei stupido, Russell? E non sarebbe stato tanto sbagliato, diciamolo. Ecco qua, allora. Prendi ancora la frutta. Sono abbastanza sicuro che se un bambino si fosse trovato... sono morta! In questa situazione... Con il gioco che... credevo che non l'avrei più rivisto. Con il gioco, dicevo, che non ti fa muovere perché tu non hai più energia e... Non hai abbastanza, diciamo, pazienza per un bambino soprattutto, per metterti lì a provare a fare i salti messi giusti. Sicuramente l'avrebbe abbandonato. Allora. Vai. Sta vincendo la CPU oggi. Non posso permetterlo. Devo portarmi in vantaggio. Ecco qua. Allora, Russell, qua. Ecco fatto. Io intanto, tanto mi porto avanti io. Vieni qui. Allora, no, ho sbagliato. Che dobbiamo fare? Russell, che stai facendo? Che stai facendo? Ok, non credo sia quello l'obiettivo allora. Una bella pila di ciottoli, ma Carl avrà bisogno della sua mazza da golf. Ma che davvero? Siamo arrivati! Una mazza da golf, Carl. E ora, signor Fredrickson? Signor Fredrickson! Allora, con calma. Da questo lato.
Ecco qua. Sembrano molto indovinelli questi qua per sbloccare tipo dei lucchetti di quelli alla... come si dice? Alla Codice da Vinci. Ma da quando c'è... ma scusami, c'erano anche prima i pipistrelli piccioni qua? O sono una novità per il bambino? Allora, aspetta. Ecco qua. Ma prima mi sembra che non c'erano, eh. Bravissimo, signor Fredrickson. Bravissimo, vaffanculo. Allora, aspetta. Ecco qua. Tu, arrampicati, bimbo. Ecco qua. Beh, in realtà non serviva, però. Ecco fatto. Te lo ricordi, Ellie? Dammi un secondo, tu. Ecco fatto. L'importante è che sia il giocatore a prendere gli insetti, poi indifferente quale dei due personaggi li prenda. Aspetta, aspetta. Sto bene. Ecco fa. Ah, ma posso accecarli. Allora. Allora aspetta. Sì, vabbè, laggio laser. L'ha respinto con la forza del... con la forza della, dell'amore l'ha spinto via quel cane. Ecco fatto, addio alla scimmia d'oro. Io intanto mi spacco un po' di frutta. Ecco qua. Eui. Dov'è? Ecco fatto, allora. Forza signor Fritzen. Passiamo. Ecco qua, ma... ci arrivo? Ho sempre questo costante dubbio. Ok, ci siamo arrivati. Via da qui. Vieni qui. No, dove è andata? Dove è andata la ranocchia merdosa? Ma che palle. Allora, aspetta. Venga qui, signor Fredrickson. Allontaniamoci un attimo. Ecco fatto. La sua fotografia. L'ho preso. No. Poverini gli insetti, però, eh. Ecco qua. Ed è caduto di sotto, poverino. Allora, ecco qua. Un'altra fotografia. Qua non c'è nulla. Se cado di sotto, che succede? Allora, aspetta un attimo. Signor Fredrickson, si levi. Devi trovare, aspetta. Un rampino per Russell. Pure. Ecco qua, bravo. Dunque, allora, da questo lato non c'è nulla. Più che altro questo gioco, per quanto non sembri... come la prendo quella farfalla, scusami? No, aspetta. Signor Fredrickson. Dov'è la farfalla? Ah, si sposta... Allora, l'ho presa, l'abbiamo presa. Il resto è storia. Il resto è meno importante. Vieni qua, Russell. Ah, abbiamo già finito? Io volevo tirargli un colpo di luce. Ah, beh, ci ha pensato lui. Li abbiamo spaventati. Tranquillo, sei al sicuro ora. Grazie. Ok. Come dicevo, è inaspettato questo gioco, perché a parte che ti dice di fare questo livello in 2 minuti, il che vuol dire che se vuoi battere il tempo devi proprio tirare dritto senza non prendere oggetti, proprio evitando il tutto. Partiamo da quel presupposto. Ma soprattutto è molto backtracking, perché ti fa fare più volte gli episodi.
Allora, è un escamotage molto becero per far rigiocare un gioco che a quanto pare dura 2 minuti e 50 a livello. Ti dice: noi ti mettiamo questo oggetto qua, ma per raggiungerti serve un oggetto che lo prenderai più avanti nel gioco. Quindi torna a rigiocarci così ci giochi molto di più.